Davvero, io sono molto contenta di essere qua perché è un'interlocuzione particolarmente qualificata anche rispetto a quella alla quale siamo abituati, un pochino più ristretta, che coinvolge meno nella loro complessità alcuni attori pure ugualmente professionalmente implicati. Ma sono anche onorata perché per l'attenzione che state prestando alla tematica e onorata per il livello della presenza di oggi. Insomma, consideriamo questa un'opportunità per ragionare ad alta voce, quindi non per presentare, non mi sognerei di farlo, un pubblico così qualificato, la sintesi delle norme, sia pure, anche se devo dire che è complicato fare la sintesi di queste norme e vedremo perché, c'è anche una ragione, ma insomma pensiamo di poter costruire insieme un ragionamento. Quindi davvero ringrazio Antonella, ringrazio Tea, insomma le amiche pugliesi con le quali ci sentiamo quasi tutti i giorni, poi questa pandemia ci ha abituati a questa modalità di lavoro, anche Anna Maria, e insomma alla fine non l'abbandoneremo perché nello svantaggio ci siamo abituati a un confronto maggiore sulle questioni anche tecniche, anche complesse, e a volte le soluzioni proprio da questa interlocuzione vengono fuori. Allora, il tema di oggi è un tema strano, apparentemente è proprio da addetti ai lavori, in realtà è una questione anche politica centrale, ma politica centrale non solo per le donne, anche proprio per la vita del paese. Cercherò sinteticamente di dire perché. Il quadro normativo è un quadro normativo complicato, fatto di sovrapposizioni, di incrostazioni, eccetera, e andrà sistemato. Il quesito iniziale, provo a dire qual è la mia risposta e poi cercare di illustrarvi semplicemente perché ho questo parere. Transitorietà? Assolutamente no, non è una disciplina transitoria. Anticipazione o sistema? Sì a tutte e due. Quindi siamo in una fase transitoria, ma per delle norme che non sono transitorie, per delle norme che costituiscono una sperimentazione, una messa a punto rispetto poi a un inquadramento più sistemico che si terrà, sarà sicuramente necessario. Premetto che in questa fase una sovrapposizione normativa e, come dire, delle tortuosità anche normative sono, ahimè, indispensabili, sia perché è stata tortuosa la vita di questi anni, no? Nessuno immaginava la pandemia, poi la guerra, come dire, tutto questo ci ha costretti a interventi normativi e una fatica interpretativa anche che non ci avrebbe consentito di trovare nella cassetta degli attrezzi abituale tutte le risposte. Quindi siamo state un po' costrette dalle cose e siamo costretti anche dalle dinamiche europee e internazionali, quelle europee soprattutto. È vero che per le risorse del PNR è stato necessario approntare delle regole specifiche che, proprio vista la finalità del PNR medesimo, dovevano in qualche maniera fungere anche d'anticipazione, ci si augura, per il sistema del futuro, ma in qualche maniera una fase, come dire, di legislazione binaria e parallela si è resa necessaria. E ciò nonostante, proprio nel campo del gender procurement, questo è vero e non è vero al tempo stesso, perché se pensiamo a quello che è accaduto, che cosa mi viene da dire per sintetizzare? Che il PNR e gli interventi normativi sul PNR hanno tirato fuori quello che nel codice degli appalti in embrione c'era, tanto è vero che alcune esperienze anticipatrici, la regione Lazio ma poi anche la regione Puglia, sono state consentite da un quadro normativo ante pandemia. Quindi la prima osservazione che ritengo debba essere sottolineata è quella che il vigente
codice degli appalti non è in contraddizione con esperienze di gender procurement che non sono esplicitamente incoraggiate, o meglio non lo erano fino al 1° maggio di quest'anno, qui è entrata in vigore una modifica normativa e l'ha esplicitato in parte contenendo un riferimento alla certificazione di genere, però era una logica non estranea al codice degli appalti, in particolare agli articoli 83 e 95, sul quali pure la giurisprudenza ha insistito, mettendo in discussione la abituale dicotomia tra elementi soggettivi ed elementi oggettivi. La giurisprudenza di merito, il TAR, ma anche il Consiglio di Stato, hanno messo in discussione questa dicotomia proprio nell'applicazione dell'articolo 95 del codice degli appalti. Voi sapete che il codice degli appalti prevede il rating di legalità e il rating di impresa, e in quell'ambito, soprattutto nel rating di impresa, alcuni elementi riconducibili alla materia di cui stiamo discutendo oggi potevano trovare già spazio. Poi che cosa è accaduto? È accaduto che di recente un intervento normativo, il secondo decreto sul PNR, ha introdotto proprio in quei due articoli una specificazione relativa alla certificazione di genere. Quindi in qualche maniera ha già esplicitato un passaggio che pure nelle cose si era definito. Quindi compatibilità col codice degli appalti, del gender procurement, sicuramente sì. Necessità di rivedere il codice degli appalti in meglio, sicuramente sì, in meglio nel senso rispondendo all'esigenza di semplificazione, di celerità e anche di identificazione con maggior chiarezza di questo paradigma della premialità. Ma nessuna contraddizione col diritto comunitario, perché spesso si era detto: guardate che non possiamo insistere perché poi sarebbe in contraddizione col principio comunitario della concorrenza. E invece è una questione di equilibrio, perché i principi devono, come dire, concorrere a una corretta disciplina degli appalti in maniera proporzionale, concomitante e concorrente. Ovviamente il punteggio non può essere il punteggio della premialità non può essere tale da diventare paradossalmente discriminatorio, però può incoraggiare il mondo delle imprese a dare il meglio di sé in equilibrio con gli altri principi. Cioè il diritto comunitario non regge su un solo principio. L'Unione Europea non è una multinazionale, se banalmente, è una costruzione politica complessa rispetto alla quale il percorso è ancora da compiere in maniera forte, proprio per le sollecitazioni di cui in quest'ultimo periodo della stessa conferenza sul futuro dell'Europa. Però sicuramente non possiamo, come dire, alzare le bandiere del solo principio della concorrenza, perché mortificheremmo anche lo stesso principio della concorrenza. Quindi compatibilità col codice degli appalti, primo punto, compatibilità col diritto comunitario, esplicitato da comunicazioni delle commissioni, dagli strumenti sulle politiche degli acquisti, sugli acquisti socialmente sostenibili. Da ultimo, un documento molto ma molto articolato dell'Istituto Europeo Leghe, è di uno o due mesi fa, che si occupa di politiche di genere, in cui esplicita, è un documento lungo, articolato, in cui proprio spiega perché l'Unione Europea deve sposare la strumentazione del gender procurement per una serie di finalità che non sono solo di natura economica, non sono solo di natura giuridica, ma che sono sia di natura giuridica che di natura economica. Quindi non solo compatibilità col diritto comunitario, ma assunzione da parte della istituzioni e degli organismi di ricerca e delle sedi comunitarie competenti di questo obiettivo. E
questo è il secondo aspetto che mi pare decisivo, se vogliamo costruire pezzi di un ragionamento e poi provare a fare da qualche parte la sintesi. Codice degli appalti, quindi stiamo bene come stiamo? No, perché nel frattempo delle cose sono intervenute e ne sono intervenute pure tante. Voi sapete, il primo decreto sul PNR, quello chiamato semplificazioni, ha introdotto per le risorse del PNR la certificazione e il gender procurement. È stato poi ribadito e rafforzato nel secondo decreto di questi giorni. Io non cito norme, articoli, altrimenti perdiamo il senso del ragionamento, ma sulla certificazione di genere è anche intervenuta nel frattempo la legge Gribaudo. Tutte queste norme sono di difficile composizione, perché anche se il principio si dipana in maniera, come dire, coerente, l'abbiamo visto persino nel vigente codice degli appalti, però poi i dettagli normativi a volte riguardano l'impresa al di sopra dei 100 dipendenti e non sono più 100 ma sono diventati 50. Nel frattempo la norma per le risorse PNR è intervenuta pure per le imprese al di sotto dei 50, però è diversa la disciplina, quindi come vedrete, ahimè, dico io da cittadina, gli avvocati serviranno moltissimo, perché nessuno sarà in grado di gestire questo quadro normativo complicato da solo. Serviranno gli avvocati competenti come siete voi, serviranno un'amministrazione pubblica qualificata, stazioni appaltanti degne di questo nome. Cioè, non, i compiti che abbiamo davanti non sono facili, ma è una sfida. La sfida è quella: vogliamo gestire le risorse pubbliche esercitando la discrezionalità amministrativa? Questo è il punto. E consapevoli della sfida che abbiamo, se lo vogliamo fare non possiamo prescindere dal utilizzare come leva potente tutto il mondo degli appalti pubblici, sia per la consistenza, sia per le caratteristiche, sia per le finalità, sia proprio per la possibilità di farne una leva per la trasformazione. È un punto veramente irrinunciabile. Quindi non si tratta di fare un corso agli impiegati Consip e di dargli il moduletto, ma si tratta di far crescere tutti gli attori, compresa la pubblica amministrazione, in una crescita che aggiunga consapevolezza sull'utilizzo delle risorse pubbliche e che si ponga il problema di quale effetto ha questo utilizzo delle risorse come leva per trasformare il Paese e fare le scelte necessarie. Poi vedremo dopo se queste scelte sono di azioni positive o no, in parte sì e in parte no, in parte le chiamerei in un altro modo, però il problema non è tanto se qualificare le azioni positive, se la condizionalità è un'azione positiva, se il gender procurement lo è. Il problema è l'obiettivo delle pari opportunità come crescita del sistema paese e l'obiettivo di misurare la reputazione delle imprese anche in relazione alla capacità di garantire al proprio interno questo obiettivo come condizione per un efficace utilizzo delle risorse, perché non stiamo parlando di un orpello in più, ma di uno strumento essenziale per l'efficace utilizzo delle risorse pubbliche, proprio in periodo di crisi, proprio perché c'è la crisi, proprio perché non le possiamo sprecare. Allora, sono risorse pubbliche, sono tante, l'obiettivo della crescita dimensionale, quantitativa ma anche qualitativa dell'occupazione femminile, del ruolo delle donne all'interno delle imprese è centrale anche per la qualità dell'offerta e delle prestazioni. Ma ripetendo, andando ancora oltre sugli interventi normativi e per cenni semplicemente sui possibili effetti, abbiamo visto che c'è stata la legge Gribaudo, poi il primo decreto sulla semplificazione, poi l'ultimo di questi giorni. Tra il primo e l'ultimo di questi giorni sono intervenute le linee guida pubbliche sulla condizionalità e sul gender procurement.
Una precisazione, anche se a molti di voi è nota. Cos'è questa condizionalità e come si distingue dal gender procurement? La condizionalità riguarda il fatto che quando le risorse sono risorse PNR, la condizionalità per ora c'è solo per le risorse PNR, a differenza del gender procurement, che potevamo tirarlo fuori anche dal vecchio codice degli appalti, come abbiamo visto. Quando le risorse sono del PNR o del Piano Nazionale Complementare, bisogna garantire il 30% di occupazione femminile o giovanile. Poi, in sede di conversione, hanno aggiunto i disabili. Io ho molta consapevolezza della centralità del tema dei disabili, ma qui non è coerente, perché è un'altra roba. Cioè, aver messo insieme donne, giovani e disabili non aiuta rispetto alla centralità dell'obiettivo, non perché non sia importantissimo, ma perché è proprio un'altra cosa, cioè altri strumenti, altre logiche, è un altro tipo di centralità. Le linee guida hanno spiegato anche come mettere in piedi questa condizionalità che riguarda sia i giovani che le donne, non è che 30% in tutto, 10% di disabili, 10% di giovani e 10% di donne, le possibilità di deroghe, perché, come dire, vi è la consapevolezza anche di alcune fatiche nel mondo delle imprese, ma c'è anche un dibattito sul perimetro di queste deroghe, e anche di questo, se facciamo in tempo, discuteremo oggi. La condizionalità è un'azione positiva, perché la condizionalità è un obbligo. L'azione positiva ha senso se tu devi fare uno sforzo, perché se tu, impresa o tu batte la pesca, non fai nessuno sforzo, non è un'azione positiva, è una fotografia della realtà, giusto? Allora, con la condizionalità si è voluto dire: tu, impresa, devi fare uno sforzo, e tu, stazione appaltante, pure, per misurare quantomeno gli effetti dell'occupazione aggiuntiva, non di quella preesistente, ma dell'occupazione frutto dell'intervento di risorse PNR. La premialità, quindi il gender procurement, non è un'azione positiva, perché appunto è un meccanismo di incoraggiamento, di premialità, cioè l'azione ha caratteristiche diverse. Poi possiamo, non importa il meccanismo definitorio, purché sappiamo che abbiamo una cassetta degli attrezzi in cui ci sono meccanismi premianti, azioni positive, sanzioni, e che vanno azionati a secondo della loro caratteristica. Dopo le linee guida abbiamo ancora altro. Che cosa abbiamo? Abbiamo che la Camera, uno dei rami del Parlamento, ha trasferito all'altro ramo un'ipotesi di riforma del codice degli appalti impregnato alla semplificazione, all'accelerazione, che giustamente riconosce da parte del governo l'obiettivo anche delle pari opportunità come obiettivo non esterno all'efficace utilizzo delle risorse pubbliche, diciamo così. E anche, voglio aggiungere, allo Stato datore di lavoro non solo diretto rispetto ai propri indipendenti, ma che può in qualche maniera, come dire, integrare una qualità migliore dell'occupazione nel mondo privato. Questo aspetto è stato rafforzato nel dibattito parlamentare, è stato rafforzato però sempre con questa cosa donne, giovani, disabili, e meno male che ci siamo fermati a tre, perché cioè, è una, come dire, non è una sottovalutazione delle altre emergenze, è che così, se non abbiamo in mente, come sugli strumenti, dobbiamo sapere ogni volta quale strumento, quale leva stiamo azionando, così rispetto agli obiettivi, perché se ce li diamo tutti insieme, poi dobbiamo noi interpreti fare la fatica di affinare l'interpretazione e le politiche a secondo di qual è il nostro mestiere in relazione all'obiettivo che vogliamo conseguire. E c'è anche la parte sulla sicurezza del lavoro, eccetera. Sulla parte del lavoro è stato aggiunto, e adesso vi dirò perché mi pare importante rilevarlo, è stato aggiunto, ferma restando le norme inderogabili. Allora, deve essere chiaro che questa aggiunta
va tenuta mentalmente presente anche rispetto al gender procurement, e lì mi sembra che ci sia un grosso lavoro da fare da parte degli avvocati, dell'associazionismo, degli interpreti, perché noi non possiamo dare un punteggio aggiuntivo alle imprese se rispettano le norme inderogabili, no? Va da sé. Il rischio è quello che se non si distingue esattamente qual è la soglia rispetto alla quale tu hai un punteggio aggiuntivo, ci sono dei meccanismi premianti e dei meccanismi sanzionatori. Se tu non fai il minimo sindacale, che rispetto di tutta la normativa del lavoro, ti prendi le sanzioni, ma prima non la sanzione degli appalti, la sanzione di un sistema che funziona e che prevede le proprie sanzioni, no? Cioè non ci devi proprio arrivare. Quindi quando si dice che non ci siano stati verbali, cioè, si intende non alla sentenza passata in giudicato, perché su quella ne devi rispondere, si intende verbali per cose minori, interlocuzioni con le consigliere di parità, cioè si intende già una fase, magari vorremmo che non ci fosse manco questa, ma un pochino più sofisticata. Perché se invece, e questo va nettamente distinto, questo è un lavoro che dobbiamo fare molto di cesello ma indispensabile, perché rischiamo, dopo aver fatto tutta questa fatica, se non mettiamo anche lì dove si parla di premialità, quella aggiunta che il Parlamento ha inserito laddove si parla di normativa del lavoro e normativa sulla sicurezza, fermo restando l'applicazione delle norme inderogabili, e non capiamo qual è la soglia dalla quale scatta la premialità, che voglio dire, se tu non applichi il principio di parità retributiva, non è che se ti impegni ad applicarli ti do un premio, no? Cioè aspetto, semmai, come dire, ti accompagno, ecco. Per tutto questo c'è un sistema che era una vecchia conoscenza del nostro ordinamento giuridico nel 2008, quella della allora si chiamava bollino rosa, adesso è inserito con una logica più di sistema, è la certificazione di genere, che come abbiamo visto affiorare in questo ragionamento. Nella legge Grimbaudo, ma già prima nell'articolo 47 del decreto semplificazioni, e poi ora introdotto dall'ultimo decreto semplificazioni anche nel codice degli appalti vigente. L'UNI, che è l'ente regolatorio, ha predisposto adesso delle linee guida, una griglia estremamente puntuale, in base alla quale potrà essere rilasciata questa certificazione. È intervenuta anche la legge di bilancio, sia la Grimbaudo dell'anno scorso sia la legge di bilancio hanno finanziato questa certificazione, soprattutto le piccole imprese andranno accompagnate. Ora, qual è il punto che mi pare importante? Queste linee guida dell'UNI sono state elaborate da un tavolo tecnico che ha raccolto i lavori un po' interministeriali, ma che rimane un tavolo tecnico esterno. Io credo che sia necessario sperimentarle, vedere quanto effettivamente hanno, come dire, chiarito che la premialità può scattare da una certa soglia in poi, cioè dalla soglia oltre la quale io ho applicato le norme inderogabili, altrimenti gli strumenti di cui dispone l'ordinamento già ci sono e sono altri e non ce li siamo inventati adesso col PNR, e vanno sottoposte a verifica puntuale e a monitoraggio. Ecco perché io sono estremamente contraria alla proposta che pure alcune associazioni di donne hanno fatto, che il codice degli appalti citi queste, non mi ricordo come si chiamano, di servizio, prassi di riferimento dell'UNI, perché quando il legislatore sceglie di disciplinare, disciplina in maniera definitiva. Quando invece intervengono altri soggetti, proprio perché dotati di una propria flessibilità, il prodotto di questa flessibilità non va codificato dal legislatore,
perché se lo deve codificare il legislatore, io voglio sapere allora come ha costituito il tavolo tecnico lui, cioè noi per esempio, noi le donne costituenti non siamo state interpellate, altre associazioni sì, a me la cosa è perfettamente indifferente, perché non è che se le faccio io le cose sono fatte bene e se le fanno le altre le hanno fatte male, sono fatte benissimo, però ce lo diranno i fatti se le linee guida sono fatte bene o no, ma soprattutto per definizione questi strumenti sono soggetti a revisione, altrimenti c'è la legge. Tutte le volte che non si ricorre alla legge ordinaria, si sceglie una di queste strade, lo si fa perché la scelta è quella di uno strumento flessibile, adattabile a seguito del monitoraggio e della valutazione. Il Parlamento non deve tornare ogni sei mesi sui propri strumenti. L'Uni per definizione lo potrà e lo dovrà fare. Quindi, come vedete, abbiamo, come dire, delle norme che durano quanto le norme del PNR, delle altre che sono già presenti nel sistema ma che sta agli interpreti, come dire, esplicitarle, degli aggiustamenti di sistema, degli altri aggiustamenti di sistema in corso, insomma tutta una serie di elementi che però convergono nel consegnarci uno strumento, quello sì, non la versione normativa che ne è stata predisposta e presentata oggi, ma lo strumento, quello sì, definitivo nei nostri ordinamenti. Cioè il gender procurement sarà uno strumento definitivo. La versione normativa che ci è stata consegnata oggi, grazie anche all'impegno della ministra Bonetti, che ci ha lavorato molto meritoriamente, devo dire, e quindi ce l'abbiamo, ma per forza di cose in questo periodo noi stiamo producendo una legislazione che dovrà dopo essere messa in ordine, proprio per forza di cose, è fisiologico. Quello che è importante è che nel sistema di codice degli appalti invece convergano e confluiscano dei ragionamenti già più sistematizzati, e invece il rischio anche lì di una qualche, come dire, cioè una cosa è semplificare, la semplificazione è necessaria, ma non è che quando banalizziamo, rendiamo le cose molto elementari, stiamo semplificando, le stiamo complicando, perché se diciamo genericamente date uno sguardo alle donne, ai disabili, ai giovani, non stiamo semplificando, stiamo complicando, perché stiamo consegnando un obiettivo, o come dire, gigantesco, che ha bisogno di rigore normativo, alle sollecitazioni che poi ci verranno dall'esperienza. Ci servirà ora monitorare, ci servirà valutare, alcune le cose le potrà fare l'ANAC, ma anche lì il discorso sarebbe lungo, l'ANAC l'ha già fatto, ha già integrato nelle proprie predisposizioni degli schemi tipo la premialità, ma non ha, come dire, la formazione e gli strumenti per farlo per quanto riguarda la condizionalità, e poi comunque deve essere un'ANAC in qualche maniera rivista, perché, e su questo punto chiudo, ultimo, tutta questa vicenda c'entra molto con la corruzione e la legalità, perché più chiarisci, più espliciti, più agevoli linee di intervento che in qualche maniera, come dire, fluidifichino il mercato, e soprattutto gli studi dicono, ma l'esperienza non l'ha confutato, lo vedremo, che più ci sono le donne in mezzo e meno corruzione c'è. Questo ce lo dice un'esperienza anche in Genova, perché certo quando abbiamo le donne ai capi di Stato, cioè dappertutto forse sarà computata, però non lo so. Cioè io so che l'esperienza finora ce l'ho dei maschi, attendo di fare quella delle donne e poi tra 20 anni dirò siamo uguali. Per adesso dico siamo migliori perché finora non abbiamo fatto la guerra, e quindi, cioè, come dire, ho il retropensiero che forse siamo uguali, ma che tanto prima di diventare peggio così con l'esclusione dei presenti dobbiamo esercitarci molto. Quindi ora l'esperienza mi dice, gli studi sembrano suggerire che una maggiore presenza
di donne nelle imprese, che è l'obiettivo del gender procurement, perché l'obiettivo del gender procurement è anche, come dire, la collocazione delle donne nelle imprese, non che la capo, che l'impresa sia femminile, ma la collocazione all'interno di tutto il sistema. Quindi tutto questo potrà agevolare il contrasto alla corruzione e la legalità. Da quel punto di vista, vi ho detto che su questo richiuso, su questo chiudo, l'ARAC va rivalzato, perché che chi si occupa, l'autority che si occupa di appalti, si debba chiamare autorità per la corruzione, per il contrasto alla corruzione non va bene, perché voglio dire, non si può considerare la patologia come elemento di eccellenza che mi deve connotare il sistema, tanto più se il sistema si vuole assumere obiettivi qualificanti e lungimiranti, urgenti, ma urgenti nel presente, ma rivolti al futuro, come quello di cui stiamo parlando oggi. C'è bisogno, sì, di tenere presente il contrasto alla corruzione, ma certo non basta, cioè non mi basta il popolo di onesti. Qui dobbiamo disegnare come un sistema paese che sia anche attrezzato con persone capaci, e quindi stressare tutto sull'anticorruzione come obiettivo esplicito è abbastanza confliggente con quest'idea di codice degli appalti che accolga come elemento centrale e qualificante la leva dell'appalto pubblico come strumento fondamentale per la trasformazione in positivo del paese. Grazie.